Insieme ad Alessandro Gisotti mi piaceva sottolineare anche il ruolo dei media vaticani in questo tema della fiducia, della guerra. Ma innanzitutto è un ruolo di diffusione del messaggio che Papa Francesco vuole dare proprio su queste situazioni di grandissima sofferenza. Ecco, effettivamente l'Ucraina, ma tante altre guerre, diciamo così, dimenticate, la Siria per esempio e anche altre aree del mondo dove purtroppo non solo si soffre, ma si ha anche la sensazione di essere ormai abbandonati. E Papa Francesco lo ricorda continuamente nelle udienze generali, agli Angelus, e quindi il ruolo dei media vaticani è quello di diffondere il più possibile, soprattutto con la forza di poterlo fare in diverse lingue e anche con diverse modalità, quindi attraverso un giornale, una radio, internet e i social media, quello che Papa Francesco ci ricorda, cioè che c'è gente che soffre e che c'è gente che non va dimenticata, perché siamo tutti figli di un unico Dio, e se veramente crediamo nella fraternità, come lui ci ha insegnato anche attraverso l'enciclica Fratelli Tutti, non possiamo far finta che non ci siano appunto persone che stanno vivendo un dramma come quello della guerra in Ucraina piuttosto che in Siria e in altre aree del mondo. E questo tema della fiducia, che è il tema del festival, in un qualche modo, se ricordo bene, è oltre la paura, la fiducia oltre la paura, che forse era in un senso dopo il Covid, cioè oltre la paura, finalmente la fiducia in un futuro migliore e anche un orizzonte di speranza dopo i 2 anni terribili vissuti a causa del Covid. E purtroppo, quando proprio speravamo di poter mettere alle spalle una pagina di storia e di vita quotidiana vissuta per tutti noi drammatica, abbiamo questa terribile, insensata, brutale guerra nel cuore dell'Europa. Allora la fiducia cosa vuol dire per i mezzi di comunicazione? Innanzitutto la fiducia nell'uomo. Noi, mentre raccontiamo, come credo molti mezzi di comunicazione, nel miglior modo possibile la bruttura, l'orrore della guerra, la mostruosità della guerra, al tempo stesso raccontiamo anche la forza dell'uomo, le storie che poi dimostrano come anche nella situazione più terribile, più mostruosa come quella della guerra, c'è chi fa gesti eroici di testimonianza, di carità, di aiuto. E questo è un po' un nostro impegno, di raccontare anche il bene che si riesce a fare, anche forse direi soprattutto in un territorio, in un contesto così segnato dalla sofferenza e dalla violenza.